Ragazze e ragazze, buongiorno! Siamo di nuovo qua per andare a fare una nuova ricetta insieme. Abbiamo deciso di fare delle varianti di questi biscotti perché sono usciti i biscotti Gran Turché, no, scusate, Gran Cereale, homemade fatti in casa e sono buonissimi. C'è già chi li ha fatti e hanno detto chi li compra più. La stessa frase che ho detto io, sia nel video che sul gruppo, sui vari gruppi. Quindi siamo qua per fare la variante. Oggi facciamo una variante, poi faremo anche le altre. Man mano che li consumo, li vado a fare così avete vari tipi di poter andare a fare. Stavolta non ho modificato granché, ma ho aggiunto delle cose. La prossima scaravolto direttamente tutta la ricetta, perché ho intenzione di fare qualcosa di divertirmi un po', vediamo cosa ci esce. Allora, oggi si chiameranno biscotti gran cereale con cioccolato fondente. Andiamo a introdurre dei pezzettini di cioccolato fondente, non cacao in polvere, ma cioccolato fondente. Faremo anche quelli con il cacao in polvere, così diventa proprio il biscotto color cioccolato. Allora, gli ingredienti sono sempre gli stessi, però ve li dico perché semmai c'è chi non ha visto la precedente. E metteremo 85 grammi di fiocchi d'avena, mezza bustina di lievito per dolci che sarebbero 8 grammi, 15 grammi di riso soffiato, un pizzico di sale, 100 grammi di farina integrale, 60 grammi di latte, poi attenzione qua, 50 grammi di zucchero. Abbiamo aumentato di 10 grammi, poi vi spiego il perché, perché non ho usato una cioccolata fondente molto dolce, anzi il contrario. Quindi per cercare un equilibrio, perché comunque quelli precedenti sono proprio zucchero, cioè proprio si sente che non sono dolci. Siccome qua dobbiamo andare ad aggiungere del cioccolato fondente forte, meglio aggiungere un 10 grammi un pochino di zucchero, non vorrei che diventino troppo amari. 50 grammi di olio di semi e, come vi stavo dicendo, 25 grammi di scaglie di fondente al 95%. Quindi questo è veramente, veramente amaro. Questo è veramente cacao. E qua l'ho già fatto, l'ho già assaggiato, proprio un amaro fortissimo. Quindi ho deciso di aggiungere 10 grammi in più di zucchero perché non vorrei che veramente sono troppo forti e immangiabili. Andiamo a vedere. Poi al massimo vi dico no, voi lasciate 40 grammi. Andiamo a vedere, perché non li ho fatti, io li faccio sempre insieme a voi le cose e mi piace questa cosa. Allora, utilizzeremo la caraffa in acciaio con le lame perché ci serviranno, perché in queste ricette servono i fiocchi d'avena, non la farina, e servirà il riso soffiato, almeno in queste due ricette. Poi vediamo un po' cosa combiniamo nelle altre. E li andiamo a inserire, dobbiamo dargli tre colpi di turbo perché sì che ci servono grossi, ma neanche interi, ci servono in una consistenza giusta. Quindi mettiamo nella base sia i fiocchi d'avena che il riso soffiato, poi chiudiamo la nostra signora base, ecco qua, del nostro mambo. Mettiamo le sicurezze. Dopo aver messo le sicurezze, attenzione, attenzione, andiamo a mettere nessun secondo. Dobbiamo fare tre volte il turbo. Mi stavo già sbagliando, eh? Allora, teniamo premuto. Ora andiamo a vedere se sono tritati in una media consistenza, altrimenti gli diamo un altro colpetto. No, no, vanno bene, vanno bene, vanno benissimo, consistenza eccezionale. Allora abbassiamo un po' la farina intorno perché un pochino ci è venuta la polverina. Pulite anche il coperchio, la farina eccessiva la fate entrare al suo interno, così si va a compattare con il composto. Ora andiamo ad aggiungere lo zucchero,
la farina integrale, tutto precedentemente pesato, aggiungiamo un pizzico di sale da una parte, dall'altra parte, non dove sta il sale, ma dalla parte opposta del sale, mettiamo mezza bustina di lievito per dolci. Ecco qui, la mettiamo dalla parte opposta dove abbiamo messo il sale. 8 grammi, ecco qua, metà. E poi aggiungiamo l'olio. Ecco qui, l'olio di semi, io utilizzo per i dolci l'olio di semi. Chiudiamo la nostra base, che adesso vado a vedere dove sono i ganci, eccoli qua. Mettiamo le sicurezze, se no la macchina non parte, come sapete. E impostiamo 1 minuto a velocità 3. Poi premete in centro. Ora mettiamo le lame in movimento perché dobbiamo andare ad aggiungere. Dobbiamo andare ad aggiungere il latte. Allora, beh. Ah, ecco, usavo la parte sbagliata. Sì, le ore, come no? Aspettate, eh? Vado a zerare. Ok, i minuti. Allora, mettiamo velocità 3 e il tempo. Mentre va, aggiungiamo il latte. Allora, io il latte ho lasciato sempre quello dell'altra volta. Poi andremo a vedere, aggiungendo il cioccolato, se riusciamo ad andarlo a fare un panetto. Se no, si va ad aggiungere il latte, ovviamente. Allora, facciamo partire la macchina e noi aggiungiamo il latte. In questo modo. Quando abbiamo aggiunto poi il cioccolato, vedremo se riusciamo a ottenere un panetto, altrimenti andiamo ad aggiungere un cucchiaio o due di latte, quello che sarà necessario. Il tempo di aggiungerlo, farlo lavorare leggermente, perché non ha bisogno di una gran lavorazione, e dobbiamo vedere se riusciamo a compattarlo. Se non riusciamo a compattarlo, vediamo di aggiungere, ma io direi un cucchiaio di latte, non di più, perché poi dopo non vorrei che diventa troppo morbido, eh? Ma io penso che si riesca a compattare lo stesso. No, no, ci riusciamo, guardate. Ora andiamo a mettere tutto nella ciotola delle farine, andiamo a mettere tutto qua che lo andiamo a lavorare qui al suo interno. Qua abbiamo il nostro composto che ora con le mani lo andiamo a lavorare, fino a ottenere un panetto. Tanto poi lo dobbiamo andare a fare rassodare come abbiamo fatto con l'altro, eh? Il passaggio è sempre quello. Come vedete, si riesce a ottenere un panetto, vedete? Non c'è bisogno di andare ad aggiungere nulla. Infatti, se vi ricordate che ho fatto il precedente, era comunque abbastanza umido, non era proprio asciutto asciutto totalmente. Si riusciva a lavorare bene, va, diciamo così. Allora, creiamo un panetto. Se si staccano i cioccolatini, li andate a inserire, non è un problema. In questo modo li attaccate qua. Ora prendiamo la signora pellicola alimentare, che io tengo sempre qui a portata di mano, e abbiamo due scelte, come sapete già. Se avete fretta, andate a fare rassodare quei 10-15 minuti in freezer. Se invece avete più tempo, quindi potete farlo con calma, lo mettete in frigo un 30-40 minuti. Ecco qua. Appena è pronto, torniamo qui. Eccoci qua. Mettiamo sempre lo spessore di 6 mm nel nostro matterello a spessori, eh? Mi raccomando, sempre questo. Poi il nostro impasto, due fogli
di carta da forno, prendiamo il nostro coppa pasta da 6 centimetri e ora andiamo a mettere il nostro impasto sulla carta da forno. Ecco qua, io l'ho messo in freezer e nel frattempo mi sono lavata tutte le cose del mambo. Ecco qua, l'ho abbassato un pochino con le mani, così poi facciamo meno fatica ad andarlo a tirare. Ora piano piano, non è congelato, piano piano dobbiamo andarlo a stendere. Eccoci qua, come abbiamo fatto anche con gli altri biscotti, Più che altro cominciare, quando avete cominciato, come vedete, si riesce bene. Più è cominciare perché è un bel panetto grande. Potete anche dividerlo in due se volete. Io preferisco stenderlo tutto insieme e poi mano a mano procedere e continuare a stendere fino a che non ho consumato tutto il nostro composto. Chi non ha gli spessori deve cercare di tenere un mezzo centimetro, 6 mm di spessore. E non è facile senza gli spessori, Io da quando ho gli spessori mi trovo bene, perché tanto so che quando non si abbassa più vuol dire che sono arrivata alla misura. Ma aiutano, non devo stare lì a controllare se sto tenendo lo spessore giusto. Questo è il bello. Ecco qua, io direi che ormai l'ho steso tutto, chiudo così, forse un pochino qua, quindi poi lo vedete dove è più alto. Ecco qua, ora sentite che è tutto bello liscio, bello pari, che è una meraviglia. Allora, delicatamente andiamo a tirar su la sfoglia, la carta. Se escono dei pezzettini di cioccolato, le andate a inserire, perché ovviamente sono abbastanza grandi, quindi si possono un po' staccare. Prendiamo la teglia, che la teniamo qua. Io qua non metto né olio, né staccante, né nulla, né burro, niente, perché qua non attacca nulla. Se usate delle teglie un pochino particolari o spennellate con lo staccateglie, che come sapete lo trovate in playlist nella cartella Monster Cuisine, trovate come farlo, che potete farlo anche con un frullatore in casa, un frullatore immersione, non per forza avere un robot come Monster Cuisine, Mambo, Bimby e questi qua. Potete farlo benissimo anche diversamente in casa ed è utile ed è molto meglio che spalmare il burro, la farina, tutto il pasticco nelle mani. È molto utile e veloce, ve lo consiglio vivamente perché io non riesco più a farne a meno. Altrimenti mettete una spennellata di olio, vedete un pochino voi come fare. Allora, ora andiamo a creare i nostri cilindrini con il nostro coppa pasta per i nostri biscotti. Intorno facciamo così col dito, così la frangetta della pasta gli diventa liscio. Ecco qua, lo mettiamo nella teglia. Ora ne vado a mettere un altro, vi faccio vedere un altro. Fate in modo che sia bella attaccata la pasta. Ecco qui, staccate bene intorno, così non fa da bava nel biscotto. Staccate bene intorno, poi lo prendete in mano e intorno fate così, così la bavetta va all'interno e il biscotto diventa tutto liscio in questo modo. Poi lo mettete nella teglia, teneteli leggermente distanziati in questo modo. Ora vado a riempire la teglia. Ecco qua i nostri biscottini, ne sono venuti 19. Allora, adesso andiamo a preriscaldare la nostra friggitrice. Io utilizzerò la Candu a 25 litri, quindi userò il programma di preriscaldamento che ci mette circa 2 minuti. Per tutte le altre friggitrici fate 3 minuti a 180, poi andate a inserire. Chi ha la friggitrice a due resistenze va a inserire al piano centrale e continua la cottura a 180 gradi fino a un massimo di 15 minuti, ovviamente controllate spesso. Per chi ha la friggitrice con una sola resistenza, al piano più basso, dopo la placca, fino a un massimo anche voi di 15 minuti. Io l'altra volta ci avevo messo 12 minuti, ora andiamo a vedere oggi se procedo sempre a 12 minuti o cambia qualcosa, ma non dovrebbe cambiare perché lo spessore è sempre quello, l'impasto è sempre quello. Appena sono pronti, torno qua che vi aggiorno.
Dopo i 12-13 minuti sono venuti pronti i nostri biscotti, li ho messi qua nel piattino che li faccio raffreddare, poi li metterò in una confezione o in una scatola di latta o in un barattolo che si chiude bene, che si sigilla a modo, ermetico, ecco, non mi veniva la parola. Quando sono completamente raffreddati, devono essere completamente raffreddati, non tiepidi, li potete andare a conservare lì per un 15, 20, 30 giorni, se durano ovviamente, perché durano benissimo, assai tanto tempo. Questi sono buoni, sono anche abbastanza salutari per la colazione che andiamo a fare noi di uno stile sano. Chi li compra più, ne andiamo a mangiare. Io di solito mangio pancake, poi aggiungi uno o due di questi. E la mia colazione è completamente pronta e a posto. Ovviamente i gran cereali non li comprerò più, utilizzerò questi e ora adesso andiamo a assaggiare questi qua. Mi raccomando, la cottura, come ho detto l'altra volta, non devono essere, appena li tirate fuori, li sentite leggermente morbidi. Non vi preoccupate perché poi andandosi a raffreddare diventa duro, infatti è bello croccante. L'importante è che sia morbido, ma leggermente morbido, perché se è molto morbido, poi dopo che si è raffreddato continua a rimanere morbido. Non deve rimanere morbido questo biscotto. Questi biscotti qui devono rimanere croccanti e non morbidi, mi raccomando. Vedete come sono friabili? Proprio. Allora. Direi che col 10 grammi di zucchero in più ci sta perfettamente bene perché questo cioccolato è amaro. Andiamo a assaggiare meglio. Se voi utilizzate un cioccolato fondente al 70%, quindi non sarà così amaro, lo zucchero lo potete lasciare a 40 grammi, mi raccomando, perché sennò diventano troppo dolciastri. Io invece, se usate questo tipo di cioccolato dall'85 in su, io lascerei 50 grammi, perché non si sente per niente la dolcezza. Però ammazza un po' l'amaro del cioccolato, si mangiano, sono gradevoli. Detto questo, io vi lascio scritto sotto gli ingredienti e i tempi di cottura che ho utilizzato io e più o meno quelli che dovete utilizzare voi. Se io ho utilizzato, se a me è bastato quei 12-13 minuti, quelli che hanno una resistenza, c'è caso che gliene bastano 15 o 16 Philips a parte. Philips a parte non lo so perché non ho mai cotto i biscotti, quindi non saprei, controllate spesso, mi raccomando. E poi andate a vedere sotto se stanno cuocendo bene come sopra. Vi lascio scritto tutti i miei canali dove potete seguire, contattare e scrivere per qualsiasi cosa. Io per un attimo di tempo rispondo sempre a tutti. Iscrivetevi al canale, visualizzate i video che vi interessano, che sono completamente gratuiti, non si paga nulla. Questo lo dico perché mi viene sempre chiesto. In basso a destra dove c'è scritto, 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 c'è una campanella, cliccate e attivate le notifiche. Così ogni volta che pubblico un video vi arriva la notifica e non rischiate di andarlo a perdere. Detto questo, fatemi sapere se fate anche questa versione, se vi è piaciuta e soprattutto se sono graditi sia voi che con gli altri. Quando avremo finito tutte le versioni, faremo un quiz. Vedremo quale sarà la versione che vi piace di più. Questa è una cosa che mi interessa molto, quindi iscrivetevi al canale. Sotto trovate il link del gruppo della friggitrice d'aria, iscrivetevi così parteciperete anche voi a questo quiz molto interessante. Prima dobbiamo terminare però tutti i tipi di versione e ovviamente le dovete fare. Detto questo, ci vediamo alla prossima ricetta.